noi vogliamo iniziare il nuovo anno gettando le basi di quella che sarà la programmazione per il 2016 e gli anni a venire. Il nostro territorio è vocato ad un turismo responsabile, quindi vorremmo sempre più portare avanti l'idea del turismo di comunità come turismo aggregativo tra i portatori di interesse dell'area Parco e del SAC. Da questo presupposto si parte per intraprendere un'iniziativa che vuole coinvolgere i portatori di interesse dell'area in un percorso, in un processo partecipato che porti a definire una serie di prodotti tipici e legare a ciascun prodotto tipico un bio itinerario che la programmazione di questi anni, di progetti portati avanti dal parco anche a livello sperimentale, hanno già avviato e hanno già consolidato. Le aziende hanno dato il loro contributo, hanno dato la loro piena disponibilità? Hanno partecipato in maniera straordinaria ai nostri incontri nell'ambito di un progetto finanziato nell'Interreg della scorsa programmazione, Joy Well Cult, e hanno veramente portato a noi un patrimonio immateriale di primaria e di straordinaria importanza. Questo patrimonio immateriale non deve essere disperso, deve essere raccontato, è fatto di tradizioni, è fatto di riti, è fatto di abitudini consolidate nella concezione che il turista vuole sempre più essere coinvolto nei processi di comunità, vivere nel nostro territorio come abitante provvisorio quando è presente e quindi partecipare attivamente alla nostra cultura. La destagionalizzazione dei flussi turistici è il primo obiettivo. Il paniere del parco, i panieri dei prodotti del SAC può venire incontro a questa esigenza in maniera importante e decisiva, cercando di appunto legare le produzioni agricole, la biodiversità presente in funzione dei periodi dell'anno nel nostro territorio, a degli eventi, a delle tradizioni, alla cultura di determinati periodi dell'anno. Penso ai flussi religiosi, noi abbiamo nella nostra comunità il comune di Alessano con Don Tonino Bello, abbiamo le tavole di San Giuseppe che questo comune, Giordignano, ma anche nei comuni vicini è molto molto sentita, e naturalmente la biodiversità, l'enogastronomia, i prodotti che sono presenti sulle nostre tavole rievocano questo tipo di iniziative. Giordignano è felice di accogliere questi appuntamenti? Giordignano è ovviamente più che felice di accogliere questi appuntamenti perché condivide assolutamente come amministrazione e come persone facenti parte dell'amministrazione i valori del parco e quelli che sono alla base della nuova programmazione, ovvero non si può fare comunità in maniera staccata dalle altre comunità, quindi bisogna assolutamente aggregarsi per fare comunità. Non si può fare turismo se non c'è comunità, e i valori enunciati soprattutto e che ascolteremo nell'incontro di stasera calcheranno la mano sul turismo di qualità, turismo di comunità. Quindi l'intenzione è quella di trasferire ai turisti che verranno nei nostri paesi quelle che sono le tradizioni, quelli che sono i nostri prodotti. Quindi la conoscenza di tutto questo permetterà indubbiamente il ritorno. Quanto è importante fare rete tra i comuni perché il turista possa avere il massimo per venire a trovarci? Credo che sia di fondamentale importanza fare rete, diciamo collaborare anche con i comuni limitrofi. Uggiano, ad esempio, già in passato era l'avamposto di controllo di Otranto, però cosa succede? Che il turista adesso vuole conoscere quello che è l'entroterra poi salentino, quindi non fermarsi soltanto a quel turismo sulle coste otrantine, bensì il turista vuole conoscere anche le tradizioni, le usanze religiose, i monumenti, e parlo non soltanto di Uggiano, ma anche di Giordignano, di Minervino, di tutti i comuni che fanno parte poi del SAC. Fare rete è non soltanto un luogo comune, ma è un qualcosa che dobbiamo cominciare a sperimentare, e credo che l'occasione fornitaci oggi dal parco e dal SAC sia sicuramente un'occasione ghiotta. È chiaro che noi viviamo una comunità costiera, quella otrantina, che vive di un turismo soprattutto balneare.
turismo balneare però che nel tempo si è evoluto e oggi gli avventori, turisti, visitatori del Salento vogliono anche scoprire non solo il mare e la costa, ma vogliono scoprire l'entroterra, i paesini, i borghi, vogliono gustare la nostra enogastronomia, vogliono fare la visita alle aziende, per cui credo che ci dobbiamo preparare appunto mettendoci in rete per un pacchetto turistico che sia in grado di sostenere ancora di più l'offerta territoriale, soprattutto poi quell'offerta che riguarda i mesi non propriamente balneari, in primavera sicuramente con le nostre campagne fiorite, con le coltivazioni di ortaggi freschi, all'autunno indubbiamente vendemmia e soprattutto raccolta dell'olivo sono quelle che caratterizzano poi il nostro territorio, per cui mettersi in rete è fondamentale e credo che questa sia un'occasione giusta per poterlo fare.